Io ti dico la verità, ieri mi aspettavo, questo lo dico in funzione anche di quello che sto vedendo dell'Inter. Poi magari il campo mi smentirà, perché però se non diciamo qualcosa nessuno poi sbaglia mai. Allora, Certo. io ho visto l'Inter, io ti dico, prima della partita, vedendo le assenze che c'erano nella Juve, vedendo anche la situazione Juve, che è una squadra, insomma, trovare un aggettivo forse precaria. In più tutte le assenze, mi avevano chiesto un pronostico, io ho detto secondo me ci sono due o tre gol di scarto tra l'Inter e la Juve. Vero che l'Inter gioca poi nella metà campo avversaria, vero anche però che avendo questi quattro giocatori che secondo me non ha nessuno, di caratteristiche completamente diverse uno dall'altra, Dzeko, Sanchez, Lautaro e Correa, alla fine Perin. Non mi è sembrato che qualcuno abbia poi detto è mancato Szczęsny perché Perin ha fatto qualche stupidata. Mi sembra che Perin sia rimasto per lunga parte della partita abbastanza inoperoso. Quindi vedo un filino di flessione in questo momento da parte No. dell'Inter. Mi auguro per tutti gli interisti che non sia così, che mi stia sbagliando e che il Milan invece. A questo punto può dire la sua proprio in funzione di un calendario. È vero che uno dice sì, ma l'Inter potrebbe anche solo avere due partite di Champions. Potrebbe, eh? Io gli auguro di no. Io gli auguro che ne abbia 8, 10, quante possono essere le partite per arrivare in finale. Però onestamente il Milan forse se parte con quei proclami che ha fatto ultimamente Pioli, che condivido rispetto a quelli iniziali, dove lui diceva c'eravamo anche noi, ci siamo anche noi per lo scudetto. Lui invece ultimamente ha detto la favorita è l'Inter, ha spostato, diciamo così, la pressione sugli avversari. E quindi, in concomitanza al fatto che avrà solo il campionato il Milan, potrebbero esserci onestamente le sorprese. Beh, No, Claudio. sono d'accordo. Sì, io penso che adesso, al di là degli episodi, delle situazioni, delle discussioni che possiamo fare nella fattispecie, che magari faremo sulla partita di ieri, però a livello generale, io penso che loro siano nella situazione in cui eravamo noi fino all'ultimo scudetto vinto, quando giustamente ci dicevano lo puoi perdere solo tu. Cioè, obiettivamente, mi sembra una squadra che nel suo complesso, soprattutto come forza fisica, come. Cioè, ieri. Quando i giocatori della Juve provavano un'azione a centrocampo, avevano dei tir che gli arrivavano addosso in tutte le zone del No, campo. ma è la più attrezzata, Giuliani, è anche la più attrezzata. È anche la più attrezzata, secondo me. Inzaghi quando si gira per fare una sostituzione, se ha la rosa al completo, hai veramente una scelta straordinaria che credo che nessun'altra squadra in Italia ha in Sì, questo e momento. ti aggiungo Massimo che ce l'ha sempre la rosa al completo. Penso che sia l'unica squadra che a Da 2 anni. differenza degli altri, di infortuni e cose Sì, strane, non ne ha avuti. sia i numeri del Covid e quelli sono casuali, Ma questo è un quelli merito, sono eh? sorte, Ne ha merito. avuto qualcuno prima di Natale l'anno Sì, scorso. però dal punto di vista della No, tenuta fisica, no, la moria di giocatori che hanno avuto altre no, squadre, no, sull'Inter questo li conti no. sulle dita di una Sì, mano, no, eh? devo dire la Quest'anno. verità, ha Però ragione Francesco, sul il fatto fatto che siano 2 anni consecutivi sì. questo fa pensare che ci sia anche una nota di merito. Sicuramente. Ma guarda Paolo, non lo so, io so che ha detto giusto Claudio prima, cioè ieri mi sono reso conto di come ci sia stato non una sorta di passaggio di consegne, ma comunque la profondità di una rosa che prima la Juve aveva che l'Inter no. Ieri sera poi, perché il calcio è strano, il gol del 2-1 viene fatto da tre subentri, perché c'è il cross di Di Certo. Marco, l'assist, diciamo il tocco di Damiano e il gol di Sanchez. Scusa, No, 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 aspetta, l'errore di no. Alessandro. No, perché vedi, cadi anche tu, perché poi io vorrei che la narrazione fosse almeno una volta verosimile. Stamattina ho letto i giornali e c'è scritto il gol che si è inventato No, Sanchez. no, No, io ho detto, ragazzi, no, ragazzi. no, io non ho detto che No, però vedi, è già no, diventato io ho l'assist. No, c'è un detto, errore ma di sai, c'è da Alessandro dire una che cosa, porta poi purtroppo al gol. si Dai, può eh. litigare, si può Dai. scherzare, si Cioè, può, disse Alessandro, però fa quella con roba lì, non questi, c'è nessuna da quando ci sono i invenzione. social, bisogna anche ammetterlo, ci sono delle cose che sono stravolte. Perché io Sì. ieri sera sono andato, adesso vengo dalla tua parte, ieri sera sono andato a letto che Momucelo ha preso schiaffi uno. No, Non è stamattina mi vero. sono alzato che lo schiaffo non l'ho visto, Non è oppure vero. mi sono andato. Poi vedremo quello che è successo No, no, tra però dico, cioè, la Borucci profondità e. della No, però panchina è. che ha oggi Simone Inzaghi, che forse ha avuto Conte l'anno scorso,
e che forse voleva di più Spalletti, perché Spalletti comunque qualche giocatore, vedi Brozovic l'ha sistemato lui in campo, è quella che aveva la Juve, e pensa che nell'anno ce l'ha, del... pensa che ce l'ha proprio perché Lukaku è andato via. Esatto. Perché se no non avrebbero mai comprato due attaccanti. No, certo. Però ecco, è diciamo la certo, profondità della rosa che aveva la Juve in tempi non sospetti, quando vinse 3-2 a Milano, che mise Dybala, toglieva Higuaín, metteva... cioè, capisci? C'è stato un po' di putiferio, sui social si sono scatenati. La cosa che conta è la decisione del giudice sportivo, che per quello che tra poco vi mostriamo... ha punito l'Inter con un'ammenda da 5.000 euro perché il segretario Mozzillo, si chiama se non sbaglio, non doveva restare lì perché non era in distinta di gioco, quindi non era autorizzato ad andare sul campo. Bonucci ne ha presi 10.000 di euro. Questo è un battibecco tra Bonucci, che stava per entrare, poi sorrideremo anche un po' sul discorso Bonucci che deve entrare, l'Inter che segna naturalmente al 120esimo, il segretario dell'Inter esulta proprio in prossimità dell'ingresso in campo dove c'era Bonucci. Questa immagine è ripresa dalla tribuna, c'è un tifoso che evidentemente ha ripreso quanto capitato. Bonucci gli si è avvicinato, deve avergli detto una frase del tipo non mi esultare in faccia, una cosa del genere. C'è un movimento delle mani, poi, è stata definita in mille modi. Quel signore non era autorizzato. Ecco perché l'Inter ha preso 5.000 euro di multa. Assolutamente sì. Era in panchina, non era autorizzato. Bonucci ne ha presi 10.000 di euro di multa. Non c'è squalifica per Bonucci. Non c'è squalifica per Bonucci. È stato definito in tanti modi. Un pugno, uno schiaffo, uno spintone. Insomma, una revolverata, no, non lo so, c'eravamo? Una revolverata. Chiamatelo come volete, un battibecco. Io sono andato a letto senza immagini, con scritto schiaffo, ho detto ma chi è che ha visto stasera gli schiaffi? Voglio fare... Rivedendo non c'è. Poi c'è il giudice sportivo che dice, non io, il giudice sportivo, in base al referto di chi era lì, che dice che l'Inter prende 5.000 euro, sì, perché il dirigente non era accreditato a stare in campo e in più, oltre a non essere accreditato a stare lì, sostava nella panchina avversaria al minuto 120, mentre uno magari c'ha anche le balle girate, come ha perso la partita, si trova un dirigente dell'altra squadra che probabilmente minimo gli esulta in faccia stando verso la panchina avversaria. Dopodiché il giocatore in questione della Juve reagisce e quindi si prende giustamente 10.000 euro di multa per un alterco. Poi lo schiaffo, qualcuno mi dica dove l'ha visto perché non lo vedo. Però c'è da dire una cosa. Se poi vogliamo chiudere e andare oltre, visto che parliamo dei nostri avversari, mi viene in mente Lazio-Inter con Dumfries che piglia a cazzotti un avversario. Ma non ho visto delle discussioni. No, però Claudio, perdonami, non c'è da squalificare, andiamo oltre, eccetera. Però Bonucci una reazione del genere non la deve avere. Allora, Bonucci basta, finita lì. Come cioè, tutti, se reagisce perché questo è su qualcosa, sì, capito, non si è impazzito. Sì, però sai, no, è brutta la reazione. Certo, ma è un alterco, come ha scritto il giudice sportivo, non uno schiaffo, un pugno, un calcio, come mi sono letto sui social. No, però... È un po' diverso. Diciamo che la perché proporzione... Perché se no, ti ripeto, in Lazio-Inter c'è no, Dumfries che piglia certo, cazzotti no, un avversario, allora apriamo un capitolo. Giusto per fare... io leggo cioè, testualmente dalla... da ciò che arriva dalla Lega Calcio, quindi il documento ufficiale della Lega Calcio, ammenda di 5.000 euro all'Inter per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria, infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale. Per quanto riguarda invece la motivazione di Bonucci, per essersi al 16° del secondo tempo supplementare reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato, infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale. Queste sono le testuali parole del giudice sportivo, sì, che si chiama Mastrandrea. Mastrandrea, vero? Esatto. Sono due comportamenti entrambi da censurare. Sì, però poi i 10.000 euro di multa, cioè, capisci, non c'è... 10.000 euro di multa è come andava dire, squalificato secondo te? Ma secondo me è un po'... cioè allora il gesto, ripeto, è brutto. Ripeto, stasera voglio essere equilibrato, nel senso che si può capire il momento, ok? Si può capire il momento. Dopodiché però Bonucci, che è un campione d'Europa, nazionale, c'è leader, eccetera, come sente gli insulti della gente che gli sta sopra, poteva evitare questa reazione. Secondo me è brutta per lui, non per altro. Poi magari l'ha chiamato e si è scusato, perché non però, lo so, però secondo me è una brutta reazione. Dipende cosa gli ha detto. Se io ho detto anche che gli ha detto adesso tira il rigore coglione, insomma dipende cosa gli ha detto.
Però se quell'altro gli adesso ti ammazzo, cioè, non è... Io ho letto anche che io non lo so perché non lo c'era, però... ma ormai visto che si legge di tutto, ti dico quello che ho letto anch'io. Parrebbe che il dirigente dell'Inter gli ha detto adesso tira il rigore coglione. Probabilmente se gli ha detto così, la reazione è anche tenue. Abbiamo virgolettati ufficiali che arrivano da Torino, no? No, chiedo. No, domando. Ho letto sui social. Ho letto che avrebbe detto così. Ti sto facendo un'altra domanda. Io non lo so, siccome sei molto addentro alle cose, magari qualcuno ti aveva raccontato che eri di fianco. Lo schiaffo. Però diciamo, brutta reazione. Era facilmente scambiabile. Quindi uno che ha un alterco, uno che ti tira uno schiaffo, e lo vogliamo proprio fare polemica, non c'è proporzione. Con la multa. C'è proporzione? Con la multa, secondo me, perché 5.000. Beh, guarda, in altri tempi, probabilmente tu, se io avessi avuto un dirigente che non era accreditato per stare in campo in quella situazione, avresti chiesto la restituzione di uno scudetto. Ma la situazione di Serie B è la galera. Massimo, era da squalificare Bonucci o a posto così con un'ammenda? Ma non lo so, perché non si evince nessun tipo di scontro fisico. Detto che può anche avere, sicuramente ha sbagliato la reazione, però io dico sempre, se quella è una reazione ad un'azione, voglio capire che azione c'è dietro. Detto che può aver sbagliato per tutto quello che ha detto adesso Riccardo, campione d'Europa, esempio, eccetera, però se già una persona non può stare lì e in più magari offende... logico, io non credo che Bonucci si alzi solo perché, non lo so, ha segnato l'Inter e va lì e gli dice qualcosa, non credo. No, era lì perché doveva entrare. Non immagino questa cosa. Detto questo, anch'io quando giocavo ho avuto un alterco all'interno del tunnel proprio di San Siro, Sacchi ed Ancelotti di fronte a Trentalange, perché ci accusavano di continuare a picchiare sia Sacchi che Ancelotti, e avevano ragione, peraltro. Non ho dubbi. Però noi per difenderci, poi dopo c'è stata una mezza scazzottata, perché c'è stata una mezza scazzottata, due spintoni, uno per terra, eccetera, eccetera. Noi abbiamo aspettato, abbiamo detto, ma secondo noi ci daranno la squalifica, ci daranno qualcosa, perché non ha tirato fuori il cartellino. Eravamo all'epoca... si tirava il tendone, anzi prima ancora non c'era neanche il tendone, si usciva direttamente sul campo, ma io ero ancora, io in quella partita lì c'era già il tendone che si tirava lì sull'angolo a sinistra della tribuna guardando il campo, e lì c'è stata questa cosa, eppure è andata a finire in nulla, non è arrivata nessuna squalifica, ma lì c'è stata proprio la scazzottata. No, sicuramente poi adesso magari in questo caso è stato, magari la Procura federale non era così presente, non c'erano le telecamere, erano cose che sicuramente era più difficile anche da individuare. Luciano, addirittura ho letto oggi qualcuno che diceva, dovrebbe esserci un codice etico anche per la nazionale, adesso Mancini non deve più convocare Bonucci per quello che ha fatto, cioè mi sembra che si stia un po' esagerando, no? Infatti adesso con i social si sta proprio esagerando, sono diventati tutti direttori sportivi, tutti sanno le cose, praticamente magari non le sanno gli interessanti. Io vedo questo discorso tipo fatto su Bonucci che proprio non ha senso, o meglio, diciamo che Bonucci ha sbagliato perché le reazioni contro una persona in borghese penso che siano antiestetiche per un giocatore. Sicuramente però è stato, siccome si era svestito per andare in campo a tirare rigori, l'hanno preso evidentemente in giro perché non faceva più tempo, considerando che al 120esimo l'Inter era andato in battaglia, e questo ha avuto questa reazione. È sicuramente una cosa non bella, però è ammissibile, perché stuzzicati nel momento in cui uno perde una partita in quella maniera. Io ricordo un'altra partita che a Napoli io vinsi sempre in Supercoppa al 120esimo del primo tempo, del secondo tempo, si restano male anche in quell'occasione, ci furono delle reazioni, ma d'altra parte il calcio è questo, bisogna prenderlo per quello che è, le reazioni non devono essere all'ordine del giorno, e quindi è tutto sbagliato, ma probabilmente ha sbagliato più quello che ha detto a Bonucci, qualcosa che io non so, ma sicuramente l'ha preso in giro.
Tiziano, sul discorso Bonucci, so che sei concentrato sulla partita, però vedendo queste immagini, che idea ti sei fatto della, di quello che è successo ieri sera? Insomma? No, ma sono quelle situazioni che si... che capita, non ci sono giustificazioni perché questi comportamenti vanno. Ma era meritevole di squalifica? Direi forse eccessivi, però giuste una penalizzazione in termini economici a entrambi. Insomma. Allegri dice solo l'Inter può perdere questo campionato, sei d'accordo? Ma voi avete sentito quando io ho parlato dall'inizio del campionato. Io ho sempre detto che l'Inter era la favorita e il Milan poteva essere quello che gli poteva dare fastidio. Questo l'ho sempre sostenuto, ma ho tolto l'Inter e la Juventus fin dall'inizio, anche perché non ritenevo, ancorché ci fosse Ronaldo, Leao. La squadra che potesse vincere il campionato. L'alum di Leao guadagna un corner. Di voi, di quello che ho detto io al di fuori della televisione, ho sempre detto... dall'inizio, perché ho visto una squadra un po' strutturata in una maniera talmente intelligente, perché quando si prende un allenatore che è diverso dal precedente, cioè il precedente faceva uno spartito dove recitavano a memoria Hakimi e Lukaku e faceva praticamente un gioco di ripartenze, arriva Inzaghi per mille motivi che magari, ma che probabilmente neppure era pensato all'inizio, Inzaghi e Inzaghi è abituato a fare un altro gioco, cioè fare la partita, e allora cosa fanno loro? Cambiano il gioco, forza cambiare perché dovevano rientrare come soldi, cambiano proprio Hakimi e Lukaku che erano i punti di forza praticamente minuti, e mettono insieme Zeko, mettono insieme Correa, mettono insieme giocatori che sanno fare la partita ed ecco i risultati, perché evidentemente la società 5-2. Ha lavorato tanto bene da adeguarsi a un allenatore che aveva idee diverse dal precedente, a parte il fatto che il precedente aveva vinto il campionato, quindi bisognava strutturare bene la squadra e loro l'hanno strutturata in maniera tale che adesso l'Inter diverte più di quella di Conte, però ovviamente quella di Conte ha vinto il campionato e quindi tanto di rispetto, perché attenzione, Conte aveva rimesso a posto un ambiente che era un ambiente di giocherelloni facendolo diventare un ambiente serio, quindi anche questo va tenuto in considerazione. Eh certo, questo assolutamente sì. Caro Riccardo, detto così, tradotto vuol dire che sei tra virgolette obbligato a vincere lo scudetto, almeno a giudicare da chi vi ritiene gli unici, cioè, in grado di poterlo perdere. Detto che nessun allenatore durante la stagione dice noi siamo favoriti per lo scudetto, quindi è ovvio che Inzaghi butta acqua sul fuoco, anche gli altri sono un pochettino per allentare la pressione, è chiaro che dicono che favoriti sono gli altri, però inevitabilmente da agosto con lo scudetto sul petto si diceva sempre della Juve sei comunque favorito. Io sono stupito del lavoro di Inzaghi, perché ero uno dei più dubbiosi sul fatto che Inzaghi potesse prendere in mano uno spogliatoio del genere, anche avendolo visto a Roma. È stato molto intelligente, e Riccardo, tu devi essere stupito dal lavoro fatto da Marotta. Quello ci stavo arrivando. Hanno messo in pista un qualcosa, una macchina, in maniera di una cilindrata diversa rispetto a quella di prima. E quella di prima aveva vinto il campionato, quindi hanno agito in una maniera totalmente al contrario proprio, perché le caratteristiche dell'allenatore erano quelle di fare una squadra al contrario di quella che aveva fatto Conte. Io ti dico, l'inizio... Con tanta difficoltà, perché attenzione, quella di Conte ha vinto il campionato. No, ma io ti dico, l'inizio dell'Inter vincente, se si può dire, secondo me avviene nel momento in cui arriva Marotta e stupisce un po' tutti facendo quel grosso gesto di togliere la fascia di capitano a Icardi per le note vicissitudini del numero 9 extracampo. Lì tutti sono rimasti un po'... allibiti, scioccati, perché comunque andava a toccare il capitano dell'Inter, ti ricorderai, no? Quando arrivò dopo 10 giorni fece fuori Icardi e credo che da lì sia stato il primo segnale, dopodiché l'Inter si è compattata, ci voleva un dirigente del genere, è uno dei motivi per i quali dare addosso a Suning così per partito preso secondo me è sbagliato, perché comunque ha portato Marotta, comunque ha portato uno dei migliori allenatori che è Conte e poi comunque in 3 anni ti ha fatto 2 finali, è uno scudetto, quindi
La società adesso ha un suo essere, no? Prima Spalletti era troppo abbandonato a se stesso. Ti ricordi le conferenze stampa, lui contro tutti, non veniva protetto, parlava in conferenza stampa di Cardi. Adesso mi sembra che l'Inter abbia una struttura societaria forte. Riccardo, vedi, praticamente la memoria è corta nel calcio. Se tu pensi quello che dicono di Andrea Agnelli, che ha vinto 9 scudetti di seguito, ti rendi conto che non c'è niente da recepire. Se abbiamo parlato del presidente dell'Inter in certe maniere, io credo che ci sia una volontà ben precisa di fare le cose. Tutti quanti vogliono fare e vincere, tutti vincere non si può, e penso che Agnelli abbia fatto veramente bene per aver vinto 9 scudetti di seguito. Io credo che sia una cosa irripetibile, quindi criticare Agnelli perché quest'anno praticamente la Juventus non va o non va come dovrebbe, e mi sembra una cosa ingiusta. Come ingiusto mi è sembrato che le critiche che sono piovute sul presidente dell'Inter quando è successo tutto il pasticcio economico che conoscete tutti. Massimo? Beh, però ha pareggiato col Napoli, ha vinto con la Roma. Ha pareggiato quindi con io credo Sofì. Che poi la partita, io prima della partita ho pensato che perdesse di 3 gol, perché adesso onestamente io dico che nella partita secca, come diceva Chiellini, puoi mettere in difficoltà l'Inter, e onestamente perdere 2 giocatori come Chiesa e Cuadrado per il tipo di gioco che fa Allegri significa perdere 2 frecce nel tuo arco, che proprio perché è stata fatta male questa squadra, perché non ha una punta là come potrebbe essere Zapata, come potrebbe essere Osimhen, come potrebbe essere un giocatore con quelle caratteristiche, la Juventus non ce l'ha, perdi pure 2 giocatori, secondo me uno per squalifica e uno per infortunio, che onestamente ieri potevano far male. Faccio un esempio: se fosse finita la partita ai 90 minuti con questa formazione e lui avesse avuto modo di mettere Cuadrado e Chiesa nei supplementari, forse avremmo visto magari un'altra partita, magari avrebbe vinto l'Inter 3-1, non lo so, però sicuramente avrebbe avuto, secondo me, delle armi in più Allegri da usare per quel tipo di gioco che lui fa. Assolutamente sì. Tutta questa, allora, questo è quello che è successo ieri nel nostro studio. Allora andiamo a dare un'occhiata, sì, perché ce la facciamo vedere almeno qualcuno degli episodi da Moviola. L'arbitro era... che quando le vinco io le Supercoppe mi dicono che... Però Tiziano fa il furbetto qua, perché io mi ricordo una vittoria del Milan in Supercoppa, andarono in piazza tutta notte, quella di rigore. Perché c'era il fuso orario, si giocava in Cina. Del resto hanno fatto, allora, fatto arbitro Doveri, Alvar Mazzoleni, attenzione a quello che succede all'11° minuto, il contatto tra Chiellini e Barella è il primo calcio di rigore reclamato dall'Inter, con Doveri che lascia correre senza nemmeno andare a vedere l'episodio al VAR. Barella si sbraccia e reclama, attenzione al contatto fra le gambe dei due giocatori. Attenzione al pestone di Barella. Addirittura, guarda, il pestone di Barella, vediamo un po'. Ha detto anche Cesare ieri in diretta. Eccolo lì, tac, pestone sul piede sinistro giallo. Tocco, però, ma dov'è? È già sinistro di Barella sul piede di Chiellini, gli pesta il piede, eccolo qua. Ed è lì che l'arbitro guarda e fa proseguire. No, l'arbitro non vede lì. Non può vedere. Dici che sia quello che ha visto il VAR. L'arbitro visuale proprio lì, ma non può vedere benissimo. Il piede per il pestone. Ma come no? Lo vediamo tutti, non lo vede l'arbitro. Forse l'arbitro no, ma il VAR sì. Ma non c'è da intervenire il VAR, perché no, dico, magari l'arbitro, anche se non lo vede, da questa immagine magari è la stessa che non vede il VAR. Io non sono stato arbitro, ieri nella partita era su Canale 5, è intervenuto Cesare, che è il loro arbitro, ha detto che c'è il pestone sul piede, ha fatto bene a andare rigore. Massimo? I commenti post gara. Quando si allargano le gambe e si cade, vuol dire che si cade enfatizzando la caduta. Guarda come allarga le gambe Barella. Ma lo prende però, Ma cosa prende? È lui che gli tira il pesto da Chiellini, guarda. Questo... Ma guarda il sinistro di Barella che va sul piede di Chiellini. Andiamo a vedere quello dopo. Ma guardalo! Ma se lui gli pesta il piede e poi cade, ma come fa a essere rigore? Vabbè, non è rigore. Tutta Europa ha detto che è rigore. Ma per tutti chi che è l'arbitro della partita ha detto che non era rigore? Vabbè, tutti, no, c'è cioè, l'arbitro della partita. Tutti voi, quelli che hanno detto. Tutti noi. Scusate, però...
da questa cosa che dobbiamo ascoltare il parere degli altri. Io ritengo che siamo sufficientemente preparati e conoscitori del regolamento per avere delle idee nostre, senza necessariamente andare ad ascoltare quello che dicono gli altri, visto che noi andiamo nelle case delle persone, possiamo anche un pochino esporci, no? Quindi effettivamente io non l'avevo notato, non avevo notato il contatto piede su piede, e quindi devo dire è un elemento in più che mettiamo nel contesto, no? Nel novero. Luciano, era rigore questo su Barella? No, tenendo conto del pestone che è stato dato, praticamente non era rigore. Questo l'ha evidenziato ieri praticamente il cronista di Mediaset, facendo vedere l'unico forse, facendo vedere quello che era successo, perché l'arbitro sicuramente non aveva visto questa cosa. Gli è stato magari detto nelle comunicazioni che si fanno da qualcuno che ha visto meglio, perché è difficile vedere un pestone così. Come fai, Riccardo? Quindi, come fai a non vedere che pesta? Tenendo conto di quello che è successo, non era rigore. Come stai? Possiamo rivedere l'immagine, che quella frontale? Leao, che grande. Leao. Volevo crossare. Sì. Vedi che non siamo... No, ma non ho detto che siete. Di colpa. Non so, chi ti ha detto qualcosa? Tu puoi fare quello che vuoi. Vediamo l'immagine frontale se è possibile. Eccola, questa qua. Questa qua, secondo me, avanti. Ecco, questo. Io non l'avevo notato, sinceramente, il sinistro di Barella sul sinistro di Chiellini. La dinamica è, sono tutti e due in corsa. Certo. Barella pesta il piede di Chiellini, allarga le gambe e cade. E ovviamente Chiellini correndo poi dopo si scontra con Barella. Ma non è Chiellini che pesta Barella, è Barella. Quindi è stato furbo Chiellini. No, non è stato furbo per niente, ha fatto questo un intervento da grande difensore. Questo è rigore, come è stato rigore che hanno detto. Ma come fai a non vedere, Fusato? Vabbè. Allora non è rigore questo. L'anno scorso Quadrado piglia calci, Perisic, c'era rigore netto. Da imparziale, questo non è rigore. Da imparziale obiettivo non è mai rigore, non per mai due rigore. Ragioni. Vabbè. Per la consecutio temporum delle azioni, perché prima pesta il piede, finisce lì e fallo, poi è scontato che finisce per terra Barella e successivamente allargando le gambe, successivamente li frana addosso. Ma Paolo, non è rigore. Doveva dare punizione contro. Non è rigore. Anche un rosso secondo me doveva dare. Non è rigore. Magari questo tipo di pestone è quello che vede il VAR, che quindi magari dice a doveri c'è questa cosa per cui non fischiare rigore. Non è rigore. Andiamo 11 minuti dopo, siamo al 22esimo, percussione in area di rigore di Bernardeschi che va a contatto con De Vrij, proteste del bianconero, ma in questo caso doveri lascia correre. La prima sensazione è che Bernardeschi si lasci un po' cadere. No, non è rigore. No? Dunque, secondo il mio concetto non è rigore, ma se fossi Fusato ti direi che... No, questo non può essere, dai. Allora non è... Non prendiamoci in giro, va in volo verso De Vrij. Non prendiamoci in giro, hai preso in giro il mondo dicendo che è rigore quello di prima. Io non ho preso in giro il mondo. Ma come no? Barella pesta il piede di Chiellini, io non ho preso in giro il mondo. Allora lo prendi in giro. Io ho detto la mia, che secondo me è rigore. Benissimo, la mia. Secondo il mio concetto questo non è rigore, ma se fossi te... No, io non ti ho detto se fossi tu, tu dici la tua. C'è il contatto con Bernardeschi. Va bene, rigore anche questo. C'è il ginocchio del numero 6. Questo, che va su Bernardeschi. C'è rigore anche questo, rigore. Ha rubato l'Inter la partita. Per me non è rigore. Arriviamo, ma siccome tu dici che quello di Barella è rigore, allora questo è rigore tutta la vita. Va bene, ok. Non è rigore. Non è rigore. Tiziano, stai rivedendo. Scusate un attimo. Sono impegnato su altri fronti. Ci mancherebbe, figurati. Tu hai una... Posso parlare? Vai, Luciano. Ecco, tu, Riccardo, hai un proprio... una mentalità interista, non c'è niente da fare, praticamente la intendete a modo vostro, ma è inutile che tu faccia così, è così, voi tu insisti nel dire che era rigore quando doveva essere punizione contro l'Inter, visto quello che è successo. Vederla a modo nostro, non lo so, vederla a modo nostro. No, si sta riferendo a noi tifosi che vediamo rigore ovunque. Che l'arbitro ha visto in maniera diversa durante la partita o che il VAR ha contenuto nel modo giusto avvisando l'arbitro che c'era un fatto diverso da quello che poteva essere visto. Questo è il modo per mettere insieme argomenti che non hanno senso. Se vedete l'immagine, ma perché volete dire il contrario? Vabbè,
per me è rigore, per gli altri no. Però diciamo, sai che rivedendolo una decina di volte era rosso per De Vrij. De Vrij un'ancata a Bernardeschi gliela dà. Sì, certo. Guarda qua. Massimo, farò da ultimo uomo. Guarda. Contatto De Vrij Bernardeschi? No, secondo me non è rigore. Però scusa, accusato, ti stavo interrompendo prima. No. Però scusa, come fai a non vedere che Barella pesta il piede a Chiellini? Non è che pesta il piede, glielo sfiora. Glielo sfiora nell'appoggio, non è che gli pesta il piede. Ma no, gli è andato sopra, scusa, come non gli è andato sopra? No, se tu guardi la pianta, il collo di Chiellini si vede benissimo, non gli va a dare il pestone proprio sovrapponendo. Ma non sovrapponendo. Il collo, la scarpa, no, scusa, il collo del piede mi sembra molto... sopra il collo. Vabbè, comunque io la mia, non è rigore. Ma ci mancherebbe. Ma tu hai presente cosa vuol dire a quella velocità andare sulla scarpa di un giocatore che arriva alla tua stessa velocità? Diciamo che non sono l'unico che vede rigore, poi, per carità. No, no, ma per amor di Dio, la moviola è bella perché giustamente si presta a interpretazioni varie. Diamo due minuti alla regia, poi dove riassegna il calcio di rigore per il contatto tra il giocatore bianconero e l'attaccante interista. Qui, insomma, è... No, non credo sia questa. No. Questo è ancora Bernardeschi. Andiamo, eccolo qua, perfetto. Questo è Dzeko che entra in area di rigore e De Sciglio fa fallo. Qui Massimo, vengo da te, da difensore mi sembra molto incauto l'intervento di De Sciglio, considerando che Dzeko dove poteva mai andare da quella posizione? Ma io il motivo per cui, dico, secondo me è calcio di rigore, ma il motivo per cui dico che ci sono giocatori che non possono, secondo me, stare alla Juve è anche questo, perché un calciatore, un difensore di un certo livello, con un giocatore che non è in quel momento pericoloso, non può fare un'entrata di questo genere. Cioè, ce lo insegnavano e il direttore lo sa, perché io sono arrivato al Toro scuola Vatta, che ci massacrava su queste cose. Te lo insegnano nel settore giovanile, che quando il giocatore, la punta, non punta la porta, scusate il gioco di parole, e va sugli esterni, tu lo devi far giocare tranquillamente senza andare a commettere un fallo completamente inutile. Verissimo, però De Sciglio è il pupillo di Allegri, quindi è un altro discorso. Rigore sì, rigore no? No, ma io faccio solo una domanda, ma è una curiosità. Ma mai cambia direzione la palla? No. Ci sono dei giocatori che possono... Sì, no, restiamo, per favore, abbiamo poco tempo, restiamo solo Moviola. Claudio chiede? No, è una curiosità, domando io a Massimo, che è stato difensore. Come mai la cambia la direzione la palla lì? C'è un tocco di De Sciglio prima, tu dici? No, c'è De Sciglio che tocca la scarpa. No, se c'è il tocco di De Sciglio, io non lo vedo da qua. Se c'è il tocco La palla De Sciglio, cambia, cioè Dzeko va sull'esterno, la palla va in verticale, come mai? Perché la scarpa, De Sciglio piglia la scarpa di Dzeko che è già sul pallone. Ah, ok. Sì, okay. Quindi è De Sciglio che obbliga Dzeko a far cambiare. No, De Sciglio è davanti e... Forse da qui la vediamo bene, questa forse è quella più chiara, vediamo un po'. Arriva prima Dzeko sul pallone, arriva. A me sembra davanti il sinistro di Dzeko, Claudio, esatto. Però, eh? Sì. A me sembra che da dietro lo scalpino bianco manda in verticale la palla. Però... No. Ma non lo so. Di sì, abbastanza lentamente, però... Non lo so. Oh, però la curiosità, ci mancherebbe altro. Direttore, rigore sì, rigore no? No, è rigore anche perché praticamente io sposo appieno la tesi di Massimo. Ci sono dei giocatori che praticamente possono giocare e non giocare in Serie A, soprattutto nella Juve. De Sciglio si è fatto incastrare dall'esperienza del giocatore interista. Questo è sicuramente il dubbio. E si vede lontano un miglio che praticamente scalcia il giocatore dell'Inter. Quindi rigore sicuro, questo qui senza nessun problema. Noi non facciamo come... fa Riccardo quando dice che non ci sono i rigori. Andiamo al quarantesimo del primo tempo. Bastoni entra in area di rigore, contatto con Kulusevski, evidentemente troppo lieve, e quindi Doveri qui lascia correre. Eccolo qua il contatto di Bastoni con Kulusevski. Posso dire una cosa? Questo non è rigore. Però lui accentua la caduta. Se non accentua la caduta, il VAR qui fa un check.
poi magari decidono di no, però è troppo evidente il tuffo, secondo me lui... Toglie la gamba qua Kulusevski, dai. Ah, non lo so se toglie la gamba. Guarda, la ritrae. Secondo me la tibia contro il tuffo prima di arrivare alla gamba. Sono simulazioni. No, ma infatti ho detto... Addirittura simulazioni, però secondo te? Però il tibia contro tibia c'è? Certo, non ci sono tutti. Quindi diciamo al momento che il circo per cui l'allenatore della squadra che ha vinto la Supercoppa ha sfondato un cartellone pubblicitario costa di un non rigore, anzi era fallo per noi, un rigore dato e questo che non è rigore. Infatti questo non è stato perché dato. Sui social ho visto gli opinionisti loro dire che ce n'erano 4, 5, no, qua, che se arrivavano nei rigori deve... l'arbitro allora, avrebbe fatto i primi due sfruttare. Ne parliamo, se quindi questo me lo danno contro... Uno te l'ha andato ed è quello che voi dite che c'è. Gli altri due non c'erano, non te le... Io devo essere onesto, se mi fischiano un rigore contro per una roba del genere mi incazzo, scusa. Ma anche se non te ne danno uno al 94esimo che vediamo dopo ti incazzo. Adesso lo vediamo. Massimo, questo? No, Massimo non ci sente, adesso... Sì, adesso sì. Volevo sapere questo contatto Kulusevski-Bastoni, se l'hai visto. Sì, l'ho visto, no, secondo me non è rigore. Giusto, quindi lasciare andare. Non è rigore, no. Sì, giusto. 93esimo, cross dalla sinistra. Attenzione, ancora Bastoni protagonista, questa volta in fase difensiva. La manata di Bastoni a McKennie. L'arbitro fa un check rapido, veloce con il VAR. Lascia andare, lascia correre. Questa è la manata di Bastoni a McKennie. Allora, io forte o leggera, no, posso no, dire, no, sta mano allora, è in una posizione dove stare. Io vi do due dati, poi mi taccio e fate voi. Allora. Primo dato è lo stesso arbitro di Napoli-Juve l'anno scorso che perdiamo 1-0 per la stessa manata di Chiellini a un giocatore del Napoli in cui il mondo ha detto che era rigore clamoroso, perso 1-0. Stesso arbitro. Domanda al mio collega qua di scrivania, visto che prima hai detto se non mi danno. A parte invertite, se al 94esimo, questa è l'ultima azione della partita 1-1, a parte invertite, se al signor Inzaghi è la tua categoria intorno, no, non far passare non gli danno il rigore, cosa succede? No, non ci fare passare dimmi per piangina. Cosa succede? Non succede niente, perché questo non secondo succede? Me è un contatto d'area normale. No, non succede tu non niente? Fate passare gli interisti per piangina. Perché no, perché non lo sono. Perché quando, non lo sono. Perché quando ti fiscano qualcosa non contro che secondo no. te o secondo qualcuno è regolare, diventano tutti piangina. A me e tu dovresti saperlo benissimo. Io ti parlo della narrazione quindi, delle partite, a parte invertite, quindi, questa roba qua, al 94esimo su 1-1, no, fai un circo che finisce per 10 anni e vai per 20. Secondo me no, questo però se lo dici tu. È un atto scomposto, scorretto, che può essere anche sanzionato con calcio di rigore. Massimo rigore questa sbracciata. No. Sposo la tesi di Paolo, perché con il regolamento che c'è adesso ha ricordato bene, perché lo ricordo anch'io. Su, non so se era un calcio d'angolo, so che c'erano Ramani e Chiellini che saltavano in aria a Napoli e ci fu una manata di Chiellini nel cascare, ci fu lo stesso tipo di manata, cadde Ramani, ci fu il check, andarono al VAR e diedero rigore. Io adesso non so se era lo stesso arbitro perché queste cose le sa Giuliani, però ti dico che qui ha rischiato tantissimo Bastoni perché lì se c'è se vai a applicare esattamente il regolamento che c'è adesso è una mano in faccia in area di rigore purtroppo con la palla tra le altre cose in gioco Bastoni lo guarda fermo. Bastoni lo vede, lo osserva mentre gli dà la mano. Luciano è rigore? Secondo il regolamento è rigore. E secondo te? È inutile stare, se applichiamo il regolamento non ci sono. Il rigore è netto. Quindi, in sostanza, tradotto. No, secondo loro te. Secondo me, abbiamo visto le sue immagini tutte. Tu hai chiesto 3 rigori, abbiamo scoperto che ce n'era uno, no, e te l'ha andato, sì. E ci hai pareggiato. C'è un rigore, per me al 94esimo, uno finisce la partita. Poi lo devo segnare, perché ricordo sempre che bisogna segnarli i rigori. Certo. Non come dice qualcuno. Quindi, avrei potuto vincere la partita... I miei hanno fatto i complimenti, medaglie, applausi agli avversari storici e tutto quanto. Aspetto con gioia e curiosità un giorno in cui a parte invertite succederà lo stesso. Va bene, per ora noi ci fermiamo qui.